Egzamin maturalny z języka włoskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Gianni Morandi, uno dei grandi cantanti italiani, ormai da vent'anni va in vacanza nella zona del Salento. Gianni, com'è nata la sua storia d'amore col Salento? Un'amica ci aveva consigliato il Salento ed abbiamo cominciato a frequentarlo con Pietro, nostro figlio appena nato. All'inizio abbiamo girato anche altre parti del Salento, ma poi abbiamo scoperto la fattoria Pizzo e ce ne siamo innamorati. Andiamo in quella fattoria ogni anno, sempre nello stesso appartamento, per due settimane. Come è cambiato il Salento in vent'anni? La bellezza è sempre uguale, ma oggi diventa difficile trovare la solitudine. Le dispiace? Tutt'altro, mi piace condividere con gli altri le bellezze di questa terra. In fattoria incontriamo ogni anno gli stessi ospiti e ci scambiamo consigli sui luoghi da visitare o sui ristoranti. Qual è il suo piatto preferito? Nel Salento si mangia molto il pesce. Mia moglie ne va pazza. Se io invece devo scegliere tra il pesce o i prodotti della terra, scelgo questi ultimi. Ho degli amici contadini da cui vado a raccogliere fagiolini e fiori di zucca, che posso mangiare a ogni ora. Come si comportano gli abitanti del Salento nei suoi confronti? C'è grande affetto. Quando mi incontrano per strada è sempre festa. Ma sono molto rispettosi. Sanno che siamo in vacanza e non insistono. Cosa c'è nella sua valigia al rientro dalle vacanze? Torniamo sempre con tanti bei ricordi. Nelle valigie non manca mai il posto per l'olio aromatizzato al tartufo e funghi porcini raccolti da noi stessi, perché ci danno la sensazione di essere ancora in vacanza. Wisù fai nagrania jeszcze Gianni Morandi, uno dei grandi cantanti italiani, ormai da vent'anni va in vacanza nella zona del Salento. Gianni, com'è nata la sua storia d'amore col Salento? Un'amica ci aveva consigliato il Salento ed abbiamo cominciato a frequentarlo con Pietro, nostro figlio appena nato. All'inizio abbiamo girato anche altre parti del Salento. Ma poi abbiamo scoperto la fattoria Pizzo e ce ne siamo innamorati. Andiamo in quella fattoria ogni anno, sempre nello stesso appartamento, per due settimane. Come è cambiato il salento in vent'anni? La bellezza è sempre uguale, ma oggi diventa difficile trovare la solitudine. Le dispiace? Tutt'altro. Mi piace condividere con gli altri le bellezze di questa terra. In fattoria incontriamo ogni anno gli stessi ospiti e ci scambiamo consigli sui luoghi da visitare o sui ristoranti. Qual è il suo piatto preferito? Nel Salento si mangia molto il pesce. Mia moglie ne va pazza. Se io invece devo scegliere tra il pesce o i prodotti della terra, scelgo questi ultimi. Ho degli amici contadini da cui vado a raccogliere fagiolini e fiori di zucca, che posso mangiare a ogni ora. Come si comportano gli abitanti del Salento nei suoi confronti? C'è grande affetto. Quando mi incontrano per strada è sempre festa. Ma sono molto rispettosi, sanno che siamo in vacanza e non insistono. Cosa c'è nella sua valigia al rientro dalle vacanze? Torniamo sempre con tanti bei ricordi. Nelle valigie non manca mai il posto per l'olio aromatizzato al tartufo e funghi porcini raccolti da noi stessi. Perché ci danno la sensazione di essere ancora in vacanza. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Chi possiede un cane sa bene cos'è l'amore incondizionato. Inoltre è noto che gli animali riducono lo stress e l'ansia. Fare una passeggiata con il cane è rilassante e andare con lui in spazi verdi o sulla spiaggia sicuramente permette di allontanare i problemi quotidiani. Portare a spasso il cane aiuta a tenersi in movimento. C'è addirittura chi fa sport. Corre o va in bicicletta accompagnato dal proprio cane. Gli anziani hanno un buon motivo per fare due passi e allo stesso tempo stanno in compagnia. 2. Attenzione, signori clienti. Chi ha lasciato davanti al nostro negozio un cane di razza Boxer è pregato urgentemente di venire a prenderlo. Il cane è aggressivo. Non lascia passare i clienti, blocca l'entrata del negozio, terrorizza i passanti. Il nostro personale non riesce ad avvicinarlo né a calmarlo. Se il proprietario non arriva subito, saremo costretti a chiamare la polizia. 3. Un cane porta tantissimi benefici. Proprio per questo organizziamo la giornata aperta per chi pensa a un amico a quattro zampe. Nel nostro canile abbiamo cani di ogni età e razza. Non comprare dunque un cane, prendine uno da noi. I nostri volontari ti aiuteranno a scegliere un cane dal carattere e dalle dimensioni adeguate ai tuoi bisogni e possibilità. Questo sabato dalle 9 di mattina ti aspettiamo nella nostra struttura in via Verdi. 4 Molti dicono che possedere un cane faccia bene alla salute. Io sono del parere opposto. Anzi, lo considero un rischio per la salute. Il cane di mio marito perde il pelo dappertutto e bisogna passare l'aspirapolvere tutti i giorni. È sporco e puzza. Sicuramente trasmette delle malattie. E poi i bambini lo baciano e portano le mani alla bocca mentre ci giocano. È orribile. Odio quando il cane si avvicina al tavolo chiedendo qualcosa da mangiare. Inoltre, ha preso l'abitudine di salire sul nostro letto e di dormire con noi. Vesuchaj nagrania jeszcze raz. 1. Chi possiede un cane? sa bene cos'è l'amore incondizionato. Inoltre è noto che gli animali riducono lo stress e l'ansia. Fare una passeggiata con il cane è rilassante e andare con lui in spazi verdi o sulla spiaggia sicuramente permette di allontanare i problemi quotidiani. Portare a spasso il cane aiuta a tenersi in movimento. C'è addirittura chi fa sport, corre o va in bicicletta accompagnato dal proprio cane. Gli anziani hanno un buon motivo per fare due passi e allo stesso tempo stanno in compagnia. 2. Attenzione, signori clienti. Chi ha lasciato davanti al nostro negozio un cane di razza Boxer è pregato urgentemente di venire a prenderlo. Il cane è aggressivo, non lascia passare i clienti, blocca l'entrata del negozio terrorizza i passanti. Il nostro personale non riesce ad avvicinarlo né a calmarlo. Se il proprietario non arriva subito, saremo costretti a chiamare la polizia. 3. Un cane porta tantissimi benefici. Proprio per questo organizziamo la giornata aperta per chi pensa a un amico a quattro zampe. Nel nostro canile abbiamo cani di ogni età e razza. Non comprare dunque un cane, prendine uno da noi. I nostri volontari ti aiuteranno a scegliere un cane dal carattere e dalle dimensioni adeguate ai tuoi bisogni e possibilità. Questo sabato dalle 9 di mattina ti aspettiamo nella nostra struttura in via Verdi. 4. Molti dicono che possedere un cane faccia bene alla salute. Io sono del parere opposto. Anzi, lo considero un rischio per la salute. Il cane di mio marito perde il pelo dappertutto e bisogna passare l'aspirapolvere tutti i giorni. È sporco e puzza. Sicuramente trasmette delle malattie. E poi i bambini lo baciano e portano le mani alla bocca mentre ci giocano. È orribile. Odio quando il cane si avvicina al tavolo chiedendo qualcosa da mangiare. Inoltre, ha preso l'abitudine di salire sul nostro letto e di dormire con noi. Zadanie 3. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Uno. Professoressa, come parlano l'inglese i nostri ragazzi? I ragazzi italiani non sanno parlare inglese. La prima causa è legata al sistema televisivo. In Italia, il 90% dei film sono doppiati in italiano, perciò i ragazzi non sentono la lingua originale. La seconda causa è la scuola, dove i ragazzi fanno molti esercizi scritti ma parlano poco o niente. Mancano anche insegnanti madrelingua. Per finire, gli italiani approfittano poco delle vacanze per parlare la lingua straniera. Riascolta nagrana jeszcze raz. Uno. Professoressa, come parlano l'inglese i nostri ragazzi? I ragazzi italiani non sanno parlare inglese. La prima causa è legata al sistema televisivo. In Italia il 90% dei film sono doppiati in italiano, perciò i ragazzi non sentono la lingua originale. La seconda causa è la scuola, dove i ragazzi fanno molti esercizi scritti, ma parlano poco o niente. Mancano anche insegnanti madrelingua. Per finire, gli italiani approfittano poco delle vacanze per parlare la lingua straniera. 2. La Fondazione Campo Base di Milano ospiterà quest'anno nella sua sede un vero e proprio laboratorio creativo. Dalla mattina alla sera, a partire dal 30 giugno, il campo base sarà il punto d'incontro per tutti i giovani che passano le vacanze in città. Fino al 4 settembre i ragazzi potranno partecipare a corsi di fotografia, lezioni di yoga o giri in bici alla scoperta del quartiere. Per quelli che restano in città ci sarà anche un'aula studio dove potranno prepararsi per gli esami di riparazione. 2. La Fondazione Campo Base di Milano ospiterà quest'anno nella sua sede un vero e proprio laboratorio creativo. Dalla mattina alla sera, a partire dal 30 giugno, il Campo Base sarà il punto d'incontro per tutti i giovani che passano le vacanze in città. Fino al 4 settembre, i ragazzi potranno partecipare a corsi di fotografia, lezioni di yoga o o giri in bici alla scoperta del quartiere. Per quelli che restano in città ci sarà anche un'aula studio dove potranno prepararsi per gli esami di riparazione. 3. Questa cattedrale è enorme. Chissà quante persone hanno lavorato per costruirla. Sì, ma hai visto la fila per entrarci? Io non ho proprio voglia di farla con questo caldo. Sto troppo bene qui con l'aria condizionata. Allora, che ne dici se più tardi andiamo a fare shopping? Abbiamo ancora un po' di tempo. Bene, ma compriamo solo dei souvenir. Aspetta che guardo la pianta della città. Per andare nella zona commerciale dobbiamo prendere il 35. La fermata è in fondo alla piazza. Allora andiamo. Aspetta un altro po'. Si sta così comodi seduti qui. E poi non abbiamo ancora pagato le spremute. Allora tu rimani qui al tavolino e io vado a pagare alla cassa. Vesù fai nagrania jeszcze raz. Tre. Questa cattedrale è enorme. Chissà quante persone hanno lavorato per costruirla. Sì, ma hai visto la fila per entrarci? Io non ho proprio voglia di farla con questo caldo. Sto troppo bene qui con l'aria condizionata. Allora, che ne dici se più tardi andiamo a fare shopping? Abbiamo ancora un po' di tempo. Bene, ma compriamo solo dei souvenir. Aspetta che guardo la pianta della città. Per andare nella zona commerciale dobbiamo prendere il 35. La fermata è in fondo alla piazza. Allora andiamo. Aspetta un altro po'. Si sta così comodi seduti qui. E poi non abbiamo ancora pagato le spremute. Allora tu rimani qui al tavolino e io vado a pagare alla cassa. 4. Cari amici lettori. Sta per arrivare una splendida promozione. Vi regaliamo un codice speciale. Lo potrete tenere per voi oppure offrire a chi preferite. Basta che acquistiate un romanzo poliziesco presso la nostra libreria. Il codice vi permetterà di scaricare gratuitamente la versione e-book del giallo che avete comprato. Se non avete ancora un lettore di libri elettronici, nessun problema. La versione eBook può essere letta anche su tablet. Non aspettate! Wisłuchaj nagrania jeszcze raz. 4. Cari amici lettori, sta per arrivare una splendida promozione. Vi regaliamo un codice speciale. Lo potrete tenere per voi oppure offrire a chi preferite. Basta che acquistiate un romanzo poliziesco presso la nostra libreria. Il codice vi permetterà di scaricare gratuitamente la versione ebook del giallo che avete comprato. Se non avete ancora un lettore di libri elettronici, nessun problema. La versione ebook può essere letta anche su tablet. Non aspettate. 5. In agosto io e mia moglie siamo stati due settimane a Biancareddu, in Sardegna. Il paese è piccolo, ma in una posizione perfetta per raggiungere in poco tempo diverse spiagge meravigliose. Siamo arrivati all'ora di pranzo e ci hanno accolto due persone magnifiche, Francesco e Donatella. Subito ci siamo sentiti come a casa nostra. Sono proprietari premurosi e ospitali. E dopo qualche giorno siamo diventati amici. La loro casa è perfetta per una coppia, l'abbiamo trovata via internet e abbiamo pagato veramente poco. Inoltre è un posto da consigliare per chi ama la tranquillità. Wisuchai nagrania jeszcze raz. 5 In agosto. Io e mia moglie siamo stati due settimane a Biancareddu, in Sardegna. Il paese è piccolo, ma in una posizione perfetta per raggiungere in poco tempo diverse spiagge meravigliose. Siamo arrivati all'ora di pranzo e ci hanno accolto due persone magnifiche, Francesco e Donatella. Subito ci siamo sentiti come a casa nostra. Sono proprietari premurosi e ospitali e dopo qualche giorno siamo diventati amici. La loro casa è perfetta per una coppia. L'abbiamo trovata via internet e abbiamo pagato veramente poco. Inoltre è un posto da consigliare per chi ama la tranquillità. 6. Oggi Gabriele Muccino ci parlerà del film intitolato L'estate addosso. Ciao Gabriele! Ci presenti in breve la trama? Il film racconta di Marco che sta per diplomarsi al liceo. In seguito ad un incidente Marco riceve dall'assicurazione dei soldi che gli permetteranno di partire per San Francisco e vivere varie avventure. Ci hai messo tanto tempo per realizzare le riprese? Come mai? Ho avuto grossi problemi a trovare l'attore per il ruolo del protagonista. Alla fine ho affidato questo ruolo a un attore molto giovane, ma che promette bene. Comunque il film apparirà sugli schermi già in autunno. Quanto è importante per te l'opinione dei critici del cinema? Non tanto quanto l'opinione del pubblico. Vesù Hai Nagrania jeszcze raz. 6. Oggi Gabriele Muccino ci parlerà del film intitolato L'estate addosso. Ciao Gabriele, ci presenti in breve la trama? Il film racconta di Marco che sta per diplomarsi al liceo. In seguito ad un incidente, Marco riceve dall'assicurazione dei soldi che gli permetteranno di partire per San Francisco e vivere varie avventure. Ci hai messo tanto tempo per realizzare le riprese. Come mai? Ho avuto grossi problemi a trovare l'attore per il ruolo del protagonista. Alla fine ho affidato questo ruolo a un attore molto giovane, ma che promette bene. Comunque il film apparirà sugli schermi già in autunno. Quanto è importante per te l'opinione dei critici del cinema? Non tanto quanto l'opinione del pubblico. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.